capire, Bellini con strumenti d'epoca, sia le opere sia la musica da camera, è un passaggio obbligato per riuscire a capire davvero i suoi testi musicali, nel senso che proprio è una scrittura che richiede, anche per le sue caratteristiche formali, di utilizzare i timbri che si usavano all'epoca. Abbiamo ipotizzato che Bellini nella prima parte della sua carriera in Italia usasse soprattutto degli strumenti di tipo viennese, anche basandosi sul fatto che a Catania, nella sua casa, nel museo belliniano, esiste lo strumento che lui aveva a Napoli, che è uno strumento di tipo viennese molto simile a questo che abbiamo presente, che abbiamo usato per le prime arie da camera che lui ha scritto in Italia. E ipotizzando che a Parigi, dove frequentava assiduamente Chopin, avesse l'uso o comunque l'idea nella composizione del pianoforte che usava Chopin, che era un Pleyel degli anni 30 e quindi molto simile a quello che abbiamo usato per le altre arie. La differenza sta soprattutto nel tipo di meccanica, che nello strumento viennese è molto più leggero, più reattivo in un certo senso, non è molto più veloce, ma dà meno possibilità di modulare il suono, e perciò lo strumento ha diversi pedali che danno la possibilità, un po' come i registri del clavicembalo, di intervenire a priori prima della tecnica sulla tastiera. Questo è poi, con lo sviluppo dello strumento durante l'Ottocento, diventano meno necessari perché si può variare di più la sonorità dalla tastiera direttamente. Questo non è male però, eh? Sì, sì. Ancora più da lontano sembra, no? E non sa di feltro. Interessante. Questo può essere buono. Sì, proviamolo. Questo invece... si sente una grande differenza. No, forse un po' più opaco questo, sì. Sì, è quello che volevo evitare. Sì. Con questo moderatore qua, vediamo un po'. Mi piacerebbe portarla al pubblico, questa musica, e proprio nello stato in cui è stata concepita, avvicinare il pubblico alla musica da camera, ma anche la musica da camera avvicinare nel suo tempo al modo in cui è stata fatta nell'inizio Ottocento. È proprio questo il scopo, diciamo, del progetto Bellini. Sì, veniamo a sentire. Aspetta, volevo solo chiedere una cosa a Richard. In questo momento qua... Sì. Sì, sarà assolutamente cacofonico, secondo me. Però... Che effetto farebbe questo qua con tutto lo smorzatore tutto alzato? Allora lo era. Che strano. Qui invece bisogna levarlo su questa pausa, certo, con la corona, perché sennò veramente... Sì, ma forse queste pause sono fatte apposta per sì, questo? Sì, certo, per lasciar diminuire. Mm-hmm. L'ideale sarebbe che la risonanza diminuisse al zero durante la pausa, però temo che si prolunghi un po' troppo. E poi... Sì. Andiamo a sentire questo venuto. Sì, è
bello proprio come idea di ricordanza. Sì, sì. Era la notte e presso di colei che sola al cuor mi giunse vista sola con quel piangere che rosa